Ciao ragazzi, oggi vi parlerò principalmente della vaccinazione e dei farmaci antivirali, però prima di fare ciò mi ricollego a quello che vi ho detto nella lezione precedente sulla terapia e sulla prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione, essenzialmente si previene un'infezione virale con lo stile di vita, quindi si parla di prevenzione generica. Ma si può anche prevenire in modo specifico utilizzando la somministrazione di immunoglobuline, cioè di anticorpi. Si parla di immunoprofilassi passiva, ossia seroprofilassi, se si somministrano immunoglobuline che si dicono normali, standard o polivalenti, che sono delle immunoglobuline che sono state prelevate da siero di persone comuni nella popolazione. Che hanno affrontato in modo naturale infezioni di vari tipi di virus o che sono stati vaccinati come sono vaccinati tutti nella popolazione. Si parla invece di immunoprofilassi attiva o vaccinazione, quando vengono somministrate invece delle immunoglobuline specifiche iperimmuni, specifiche contro un determinato tipo di virus, che quindi sono sempre state ottenute da siero di persone della popolazione, soggetti della popolazione, ma soggetti che sono stati appositamente vaccinati per quel determinato virus, oppure che hanno comunque superato in modo naturale quella specifica malattia causata da uno specifico virus. L'unico handicap, diciamo, è che le immunoglobuline hanno una vita media molto bassa, in particolare le immunoglobuline G durano circa 3 settimane, quindi in teoria, in base chiaramente al tipo di vaccinazione, ci sono delle caratteristiche diverse, ma bisogna spesso fare dei richiami della vaccinazione. Allora, la vaccinazione va a stimolare l'immunità cellulomediata e anche l'immunità umorale. L'immunità cellulomediata, ovvero i linfociti T a memoria, helper e killer, e l'immunità umorale, ovvero le immunoglobuline, cioè gli anticorpi. I linfociti T helper sono quelli che organizzano la risposta immune principalmente, mentre i linfociti T killer sono quelli che poi agiscono in modo diretto per uccidere i virus e le cellule infettate dal virus. Le cellule B, che producono gli anticorpi, vanno ad agire selettivamente sui virus che sono liberi nel torrente circolatorio, oppure nel liquido extracellulare, oppure nelle mucose. Le immunoglobuline che agiscono contro i virus, a livello delle mucose sono le immunoglobuline di tipo A, che sono le immunoglobuline secretorie, ovvero associate appunto alle mucose. I vaccini possono essere fatti in diverso modo. Ci sono i vaccini a virus inattivati, i vaccini a virus attenuati, i vaccini con subunità virali, i vaccini che contengono peptidi sintetici o proprio delle formazioni macromolecolari sintetiche che simulano la struttura del virus, o vaccini che contengono il DNA, il genoma virale, o ancora vaccini che contengono delle proteine ottenute attraverso la costituzione di DNA ricombinante, quindi sempre in maniera sintetica. Allora, analizziamoli uno a uno. I vaccini con i virus inattivati sono dei vaccini che quindi contengono il virus che è ha ancora la sua capacità, tutte le sue caratteristiche, non tutte, parte delle sue caratteristiche di patogenicità, e mantengono anche la loro caratteristica antigenicità. Quindi i vantaggi sono che non, oh, scusate, mi sono un attimo, mi sono confusa, vi ho detto una cosa per un'altra. Allora, ricominciamo. I virus inattivati, ecco, parliamo prima di virus inattivati, vi stavo parlando di virus attenuati. Allora, i virus inattivati sono virus che mantengono la loro capacità antigenica, ma hanno perso la loro capacità patogenica, per cui i vantaggi sono che non c'è rischio di infezione, perché i virus hanno perso la loro capacità patogenica e quindi possono anche essere dati agli immunodefedati. Tuttavia mantengono tutte le loro caratteristiche antigeniche e quindi stimolano in modo efficiente il sistema immunitario. Gli svantaggi sono che possono indurre una
reazione di ipersensibilità ritardata e poi inducono una risposta immunitaria minore rispetto ai virus che invece sono costituiti da vaccini, da virus attenuati. I vaccini che sono costituiti da virus attenuati hanno quindi il vantaggio che inducono una risposta immunitaria molto efficiente, sistemica, e lo svantaggio che non possono essere dati agli immunodefedati, perché comunque c'è rischio di infezione persistente, c'è rischio di infezione, essendo il vaccino costituito dai virus che hanno ancora la loro capacità patogenica, seppur attenuata. Infatti, una delle caratteristiche della somministrazione di questo tipo di vaccini è che si possono verificare delle infezioni virali persistenti, come ad esempio l'artrite, l'artrite associata a un'infezione o da una vaccinazione contro il virus della rosolia. Poi vi ho detto che ci sono anche vaccini che sono costituiti da subunità virali, da peptidi sintetici, da proteine sintetiche e da genoma virale, e questi sono tutti vaccini che hanno sicuramente una sicurezza maggiore, ma una efficienza minore rispetto agli altri. Il vaccino antinfluenzale è un vaccino che può essere caratterizzato da peculiarità diverse, nel senso che esiste il vaccino antinfluenzale che si dice a subcomponenti o a split, il vaccino virosomale e il vaccino adiuvato, questi tre sono dei vaccini intramuscolari e poi c'è il vaccino intradermico. Allora, il vaccino split a subcomponenti è costituito dagli antigeni del virus influenzale principalmente, che sono l'emoglutinina e la neuraminidasi, e poi può anche contenere delle proteine capsidiche o altre proteine caratteristiche del virus. Quindi di fatto il virus viene frammentato e vengono prese alcune proteine caratteristiche del virus e da queste viene fatto il vaccino. Quindi diciamo che il vantaggio è che non c'è il rischio di sviluppare l'influenza, ma è sicuramente un vaccino poco reattogeno, cioè che è poco immunogenico, cioè stimola poco la risposta immunitaria. Il vaccino invece virosomale è costituito da dei liposomi, che sono delle vescicole costituite da una doppia membrana, da una membrana cellulare esterna e che incorporano all'interno gli antigeni virali, quindi sempre principalmente l'emoglutinina e la neuraminidasi. La morfologia di questi liposomi mima la morfologia del virus in modo da ingannare, diciamo, meglio il nostro sistema immunitario. Poi c'è il vaccino adiuvato. Il vaccino adiuvato è costituito da uno dei precedenti vaccini associato a un'emulsione costituita da acqua contenente due surfattanti anionici e un olio che è lo squalene. Lo squalene in realtà è un lipide precursore della sintesi del colesterolo. Ci sono state persone che hanno sollevato la questione della tossicità dei vaccini antinfluenzali dovuta proprio alla presenza di questo lipide che è lo squalene. In realtà questo non è vero per quanto io ne sappia, per quanto mi è stato spiegato all'università, poi in realtà bisognerebbe approfondire, perché lo squalene è un lipide fisiologico che noi abbiamo all'interno del nostro organismo e che appunto viene sintetizzato in quanto precursore del colesterolo. Per quanto riguarda il vaccino intradermico, invece, questo contiene una minor quantità di antigeni e va a stimolare delle varianti del sistema immunitario diverse rispetto a quelle varianti invece reclutate dai vaccini intramuscolari. E poi la caratteristica che non contiene adiuvanti chimici. La protezione del vaccino antinfluenzale inizia 2 settimane dopo la somministrazione, la sua inoculazione, e poi perdura per circa 6-8 mesi, quindi bisogna stare attenti a quando è meglio vaccinarsi. Ci sono poi delle differenze da regione a regione, comunque in grandi linee bisognerebbe vaccinarsi contro il virus influenzale intorno a ottobre-novembre, anche se per quanto riguarda le isole, come ad esempio la Sardegna, il vaccino può essere effettuato anche un po' dopo, intorno a gennaio. Chi è che si dovrebbe vaccinare? Si dovrebbero vaccinare tutte le persone al di sopra di 65 anni, tutti coloro che hanno un sistema immunitario compromesso
E poi tutti coloro che svolgono servizi pubblici, che quindi sono costretti a stare a contatto con le persone, tanto più se queste persone sono dei malati che hanno quindi un sistema immunitario compromesso. Si è visto che nell'anziano la vaccinazione antinfluenzale è associata a riduzione del rischio di ospedalizzazione per vari tipi di malattie e si è verificato anche proprio una riduzione di morte generale degli stessi anziani. Coloro che invece non si dovrebbero vaccinare o comunque dovrebbero approfondire la questione prima di vaccinarsi sono principalmente le donne incinta, i bambini al di sotto dei 6 mesi, coloro che presentano delle malattie acute febbrili e che hanno presentato delle pregresse reazioni di tipo anafilattico nei confronti di alcuni costituenti del vaccino, come ad esempio delle proteine dell'uovo. Infatti, il vaccino antinfluenzale viene effettuato utilizzando gli embrioni di pollo. Non so se tutti se lo sapevate, ecco, per questo ve lo dico. E poi non si dovrebbero vaccinare anche coloro che hanno presentato entro le 6 settimane dall'inoculazione del vaccino una sindrome che è chiamata sindrome di Guillain-Barré. E allora, per quanto riguarda invece la terapia da effettuare durante un'infezione virale, la terapia, come vi dicevo nella scorsa lezione, è una terapia semplicemente generica di supporto. Terapia che prevede l'utilizzo di, ad esempio, immunostimolanti, immunoglobuline, citochine, interferon e, se necessario, anche farmaci antivirali. Bisogna stare attenti, come vi dicevo, all'uso dei cortisonici perché sì, hanno una reazione antinfiammatoria, ma sono anche degli immunoinibenti. Allora, la questione dei farmaci antivirali è piuttosto complessa perché i virus, abbiamo detto che sono dei parassiti intracellulari e utilizzano proprio i sistemi metabolici e fornitori di energia delle nostre cellule, quindi utilizzano di fatto gli enzimi, nostri cellulari. È vero che comunque alcuni virus in realtà si sintetizzano alcuni oppure hanno già incorporati nella loro struttura alcuni enzimi specifici virali. Tuttavia questi enzimi sono molto pochi e sono anche molto simili, spesso uguali a quelli nostri cellulari, per cui è difficile allestire dei farmaci che siano selettivamente tossici per il virus, perché è quasi inevitabile che questi farmaci siano poi tossici anche per le nostre cellule. E questi farmaci antivirali hanno come obiettivo quello di inibire la replicazione virale e lo fanno in diversi modi, agendo sulle diverse fasi del ciclo virale. Ad esempio, agendo sulla fase dell'assorbimento, quindi del legame recettore-recettore con la nostra cellula, oppure nella fase di penetrazione. In particolare, ad esempio, abbiamo due farmaci che prendono il nome di amantadina e rimantadina, che inibiscono l'acidificazione all'interno degli endosomi, all'interno dei quali vengono inglobati alcuni virus nell'entrare all'interno della nostra cellula. Oppure vanno a inibire proprio la sintesi dell'RNA virale, ad esempio agendo da, come dire, questo è il caso degli analoghi nucleosidici, cioè di quei farmaci che mimano la struttura dei nucleotidi, per cui l'RNA o DNA polimerasi, che dir si voglia, riconosce questi nucleosidici come dei nucleotidi normali. In realtà questi analoghi nucleosidici non sono nucleotidi veri e propri, non presentano al terminale 3' l'ossidrile libero per poter legare un successivo nucleotide. E quindi di fatto la trascrizione del genoma viene bloccata. Poi ci sono anche alcuni inibitori che agiscono sulla trascrittasi inversa di alcuni virus, oppure ci sono alcuni inibitori della sintesi proteica o inibitori di quelle proteasi che sono presenti in alcuni virus che vanno a tagliare di fatto i messaggeri virali. E questo è il caso solo di alcuni virus, come ad esempio il virus dell'HIV o il virus herpes virus, non l'herpes virus, il virus epatitico di tipo C, che producono degli RNA messaggeri policistronici
è che una parte di questi RNA messaggeri ha proprio la caratteristica di attività proteasica, per cui questa parte del messaggero si autoscinde e agisce poi come proteasi nel resto dell'RNA messaggero, portando alla scissione del messaggero e poi permettendo quindi in seguito la traduzione dello stesso messaggero. Poi si può anche effettuare, alcuni farmaci che vanno a inibire la replicazione virale in modo indiretto, ad esempio agendo sulla stimolazione del sistema immunitario, quindi dell'interferon, delle citochine, oppure agiscono uccidendo direttamente la cellula infettata, questo è il caso ad esempio delle cellule tumorali. Vi posso dare un esempio di alcuni di questi farmaci che sono quelli più famosi, ad esempio la Ciclovir è un analogo nucleosidico della guanosina, infatti viene anche chiamato acicloguanosina, e viene utilizzato contro la replicazione dell'herpes simplex virus o nel trattamento della varicella zoster o dell'herpes zoster che causa il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Questo analogo nucleosidico non viene riconosciuto come nucleotide dalla timidina chinasi cellulare, ma invece viene riconosciuto come normale guanosina dalla timidina chinasi virale. Per cui la timidina chinasi virale va a fosforilare la Ciclovir come se fosse una guanosina normale, la Ciclovir viene inserito nel genoma in formazione e porta, non essendo in realtà una guanosina normale, porta al troncamento dell'RNA nascente. Quindi questo è uno di quei casi di farmaco che è selettivamente tossico per il virus e non per la cellula. Un altro farmaco è l'azidotimidina o AZT che va a inibire la trascrittasi inversa virale. Questo è un analogo nucleosidico della timidina invece. Un altro farmaco che va a inibire la trascrittasi inversa è la didanosina o DDI. Un altro farmaco che viene anche utilizzato contro l'HIV è il Foscarnet, che è invece un inibitore del legame fosfodiestere del DNA. Questo deriva da un acido fosforico ed è un analogo del pirofosfato. Questo invece è uno di quei casi in cui il farmaco è fortemente aspecifico e quindi è molto tossico per le nostre cellule, non solo quindi per il virus. Un altro analogo nucleosidico della guanosina che viene utilizzato contro le infezioni da parte di virus influenzali che manifestano delle gravi conseguenze è la ribavirina. Spesso viene data ribavirina associata ad interferon pegilato. E poi, beh, per quanto riguarda i retrovirus, esistono non soltanto degli inibitori della trascrittasi inversa, ma anche inibitori della integrazione del genoma virale all'interno del nostro genoma. Per quanto riguarda l'HIV, tipicamente si utilizza una terapia che prevede la somministrazione di 5 classi di farmaci antiretrovirali insieme. E questa terapia va sotto il nome di ART, è scritto HAART, che sta per, ve lo dico con la pronuncia italiana in modo che tutti capiate, Highly Active Antiretroviral Therapy, cioè terapia altamente attiva di tipo antiretrovirale. E questa consiste nella somministrazione di inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa, delle proteasi virali, che come ho detto prima vanno a scindere l'RNA messaggero policistronico, e poi ci sono anche inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa. Questo è quanto per quanto riguarda i farmaci antivirali, anche se in realtà ci sarebbe molto altro da dire, però le generalità ve le ho date. Allora niente, ci vediamo alla prossima lezione, mando un bacio e un abbraccio a tutti quanti.